Beck. Gregor Beck alla batteria. Marco Ratti al contrabbasso. Bruno Longhi al clarinetto. Oscar Klein alla cornetta. E Lino Patruno, Lino, con la sua meravigliosa chitarra e il banjo. Grazie. Iniziamo la seconda parte di questo concerto dedicato alla musica bianca di Chicago con un brano che si intitola appunto Chicago. Thank you.
Chicago, Oscar Klein, Bruno Longhi, Gregor Beck, Marco Ratti. Bene, ma lo stile Chicago vero e proprio nasce nel 1927 per l'iniziativa di alcuni ragazzi che avevano fatto parte di una scuola che si chiamava Austin School Gang. Erano ragazzi che avevano dai 18 ai 21, 22 anni e alcuni sarebbero diventati famosi e grandi protagonisti della storia del jazz. C'era Jimmy McPortland che ci raccontò qualche anno fa quando venne in Italia questi primi esperimenti di questa nuova musica. Suonava la cornetta, aveva preso il posto di Big Spiderbeck nei Wolverines. Al sax tenore un altro nostro grande amico, Bud Freeman, alla clarinetto Frank Teschmacher, al piano Joe Sullivan, alla batteria Gene Krupa. E gravitava intorno a questo gruppo anche un ragazzino con i pantaloni corti che si chiamava Benny Goodman. Uno dei primi dischi della storia della musica di Chicago è Nobody's Sweetheart, che adesso noi vi proporremo. Thank you.
Questo era il tipico stile Chicago, una cosa un po' selvaggia. Non so se Lino lo saprà, ma voi sicuramente non sapete che cosa vuol dire la parola Chicago. È una parola indiana, cioè di quelli indiani con le penne, non quelli dell'India, quelli che stanno sui chiodi. È un'altra India questa. Questi indiani hanno creato Chicago, che era prima un villaggio, poi un villaggio più grande, poi una città e poi è diventato Chicago. E Chicago vuol dire in indiano cipolla selvaggia, wild onion. L'ha detto quello del film prima, io non lo sapevo. Comunque è interessante saperlo. Poi suona come il nome di un'orchestra, The Wild Onion Jazz Band o qualcosa del genere. Stile Chicago era anche una cosa molto calma, ogni tanto quando i musicisti avevano bevuto abbastanza si mettevano, si rilassavano, dicevano al bassista di fare una pausa, dicevano anche al batterista di fare una pausa, perfino al clarinettista dicevano vai a prendere un bicchierino al bar. Rimaneva Eddie Condon e una delle trombe che c'erano lì, Max Kaminski, Wild Bill, qualcuno insomma, per suonare un pezzo molto dolce che si chiama Sugar, zucchero. Thank you.
Oscar Klein. Bene, un altro grande successo di Bix Beiderbecke è un pezzo scritto da un compositore negro, Spencer Williams, che
che si intitola Royal Garden Blues, ma questo brano è celebre per la versione di Big Spiderbeck del 1927. E io, così come nell'orchestra di Bix il banjoista suonava il banjo, io ripeterò la stessa cosa suonando il banjo. Non potrò suonare il banjo. Questo non è ancora il pezzo, questo è...
Royal Garden Blues. Bix Beiderbecke era molto amico del compositore di cui vi ho parlato prima, Augie Carmichael, e prima abbiamo ascoltato George on My Mind, direi che è il caso di ascoltare adesso Stardust nella versione che ci darà adesso Bruno Longhi. Polvere di stelle, Stardust.
Adesso non si può parlare del stile Chicago senza parlare di Eddie Condon, che era una figura incredibile, un chitarrista che suonava meravigliosamente bene la chitarra e, un po' come Lino, era anche un organizzatore, un come si dice? Per quello che ha detto lui. E allora solamente che lui, siccome doveva conoscere gente, lui formava l'orchestra, poi diceva cominciate voi, io vengo dopo, e andava a parlare con i clienti di cose, di serate da fare, eccetera. Quello che fa Lino, insomma, l'avete visto nella pausa. E allora quando lui ha cominciato a suonare, e di conto con la sua orchestra, al Knicks, che era un locale di New York, e c'era pochissima gente in principio, perché la gente, anche agli americani, il jazz a quel tempo lì non piaceva. Però il proprietario era un amante del jazz, lui diceva vedrai, avremo successo. E dopo 2 settimane ha detto al trombettista Max Kaminski, un amico mio anche, ha detto vedi, abbiamo già un po' di successo. Qui c'è un cliente che viene tutte le sere, e qui sempre al stesso tavolo, è già un risultato. Poi domani avremo forse 2, 3, 5 clienti fissi che vengono tutte le sere. E Kaminski ha detto, ma quello non è un cliente, quello è il capo orchestra, è Eddie Condon, gli stai pagando un salario. E solamente Eddie non era come Lino, che ogni tanto si metteva a suonare da solo e faceva fare la pausa agli altri. Questo che succede adesso, Lino vi farà sentire alla sua inimitabile maniera 3 pezzi meravigliosi degli anni 40, composizioni 30-40, delle cose meravigliose, Somebody Loves Me, poi Dream, che è adattissimo per sognare a quest'ora, e poi per finire un pezzo che tutti conoscete, persino Lino, anche lui lo conosce, Blue Moon. Avete sentito, visto queste trasmissioni che sono passate su 78 televisioni private già fino adesso. Lino Patruno. Thank you.
Bene, cari amici, a questo punto vogliamo salutarvi con un classico del jazz di Chicago, suonato da tutti, da Condon, a T. Garden, a Mac Portland, a Pee Wee Russell, a Max Kaminski e a noi, che si intitola The Shake of Araby.
Igor Becca alla batteria, Marco Ratti al contrabbasso, Bruno Longhi al clarinetto, Oscar Klein alla cornetta.